Siamo con altri due acquisti del Civitavecchia, Matteo Tollardo, Filippo Travaglini. Comincio da Matteo. Allora, sei qui al Civitavecchia, perché sei al Civitavecchia? Chi è stato decisivo per il tuo arrivo? Ma guarda, come ho già detto, ripeto, è stato facile scegliere Civitavecchia. Ho qua compagni che poi ho trascorso momenti veramente indimenticabili. Abbiamo vinto un campionato, quindi è stato veramente facile. Tra cui Filippo. Sì, sì, che è la mia sinistra. Ecco, confermi quindi il rapporto tra te e Matteo, ma anche con altri compagni di squadra, è stato decisivo per il tuo arrivo? Sì, sì, assolutamente sì. Ci conosciamo da ormai 4 anni. Insomma, sono stati assolutamente decisivi per la scelta. Sono molto contento di affrontare questa nuova sfida con loro e anche con gli altri ragazzi che conosceremo molto presto. E dai, tra poco si parte. Speriamo, speriamo. Senti, tu come Matteo avete già conquistato una promozione in Serie D con il Ladispoli. Questa squadra, questo Civitavecchia, ha le carte in regola per farcela anche con l'ultimo arrivo di Pastorelli? Ma come già ho detto nelle settimane precedenti, io penso che il Civitavecchia partiva già da una base molto importante e credo che è stata puntellata la rosa in maniera intelligente e insomma lo scopriremo solo vivendo. Noi possiamo solo garantire di entrare in campo ogni domenica dando più del 100%, e anche perché penso che a nessuno piace giocare per partecipare. E quindi venderemo cara la pelle cercando di portare il Civitavecchia a gioire, insomma, e di riempire questo stadio. Matteo, con questo attacco Pastorelli, Catracchia e Ruggero, nomino solo loro tre ma ci sono anche tanti altri bravi giocatori, per te però a centrocampo ci sarà ancora più lavoro da fare per difendere quando magari loro rimangono lì davanti? Vabbè, certo, poi una squadra penso debba trovare il proprio equilibrio. Con 3 giocatori comunque così offensivi, se rimangono in fase offensiva loro alti, quando noi ripartiremo poi le difese devono soffrire come soffriremo noi. Anche perché se no Filippo penso vi dirà qualcosa dalla porta. Dà un po' fastidio, sì, sì, si fa un po' troppo sentire. Senti, ultima domanda, volete il tifo del Civitavecchia? Ancora non si sa quando potranno tornare a tifare, quando si inizierà il campionato, però quanto sarà importante il tifo per voi? Ma credo che è fondamentale, e la domenica con i tifosi è una partita, senza tifosi sembra un po' un allenamento, poi con i tifosi di casa che è il Civitavecchia, numerosi come sono, entri con una spinta in più, quindi sono fondamentali a mio parere, anche per i scontri diretti che ci saranno qui e ogni domenica comunque sia incontri squadre di spessore, se tu parti con una spinta in più dei tifosi sei un passo avanti, poi certo parlerà il campo. Ultima domanda anche per Filippo, potreste incontrare la Dispoli, quasi sicuramente incontrerete la Dispoli, che sapore avrebbe per te questo scontro? Ma avrebbe il sapore di vincere una partita della domenica, come potrebbe avere lo stesso sapore vincere partite con altre squadre, avrebbe il sapore dei 3 punti, basta, nulla più.